Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale da Francesco. A distanza di qualche settimana dal suo arrivo ufficiale, porto oggi in video la recensione finale di iPadOS 14, il sistema operativo Apple pensato in modo esclusivo per la linea tablet e che trae le sue fondamenta direttamente da iOS. A tal proposito, non perderti la recensione completa di iOS 14 e del nuovo Apple Watch Series 6 con WatchOS 7 arrivati sul canale solo pochi giorni fa e che trovi qui sotto in descrizione. Il nuovo iPadOS 14 porta nuove funzioni, nuove possibilità e molto altro. Scopriamolo subito nella recensione. Il 3 giugno 2019, durante il keynote della WWDC, Apple a sorpresa annunciò che da quel momento il sistema operativo per iPad non sarebbe più stato iOS, ma sarebbe diventato iPadOS. Seppur le basi e le fondamenta sarebbero state sempre le stesse, con il nuovo iPadOS Apple si apprestò a inserire funzionalità uniche, dedicate e pensate esclusivamente per la propria linea di tablet, per sfruttare meglio lo spazio e le dimensioni maggiori dello schermo. Abbiamo così visto, da settembre 2019 e per tutto il 2020, arrivare funzioni esclusive ad ogni rilascio di iPadOS 13, come il supporto al trackpad, al mouse e molto di più. Con iPadOS 14, Apple prosegue in questa direzione, portando nuove funzioni a bordo della sua linea di tablet e posizionando sempre di più iPadOS come un sistema operativo mobile, ma con funzioni sempre più vicine ad un vero computer. Le nuove funzioni software sono disponibili sui modelli iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione successivi e iPad Mini 4 e successivi, compresi ovviamente il nuovo iPad di ottava generazione e il nuovo iPad Air presentati solo qualche settimana fa da Apple durante l'evento speciale del 15 settembre e che trovi in video qui sotto in descrizione. La versione che sto utilizzando per la recensione è iPadOS 14.0.1 con build number 18A393 su un iPad Pro 2020 da 11 pollici con Magic Keyboard ed Apple Pencil. Ti mostrerò a fine video come si comporta anche su un iPad Air 2, un dispositivo uscito ad ottobre 2014 e che è ancora supportato. Tanto di cappello ad Apple. Probabilmente, già nelle ore successive alla pubblicazione di questo video, Apple potrebbe rilasciare una versione minore aggiornata del sistema operativo, in attesa della versione 14.2 in beta ormai da oltre 2 settimane. Ma procediamo con le novità. Come vi ho mostrato nella recensione di iOS 14 che trovi in descrizione, una delle novità principali è rappresentata dai nuovi widgets che troveremo sulla parte sinistra del nostro schermo quando attivata o che potremo richiamare con un leggero swipe verso destra. Potremo quindi decidere di organizzare al meglio questa sezione inserendo tutti i nuovi widgets adesso disponibili in più dimensioni e dotate di un design completamente rinnovato. Per spostarli o aggiungerne nuovi, basterà effettuare una pressione prolungata sullo schermo e spostarli a piacimento. Per aggiungerli, basta un tap sul più e potremo scegliere fra una lunga lista di widgets di sistema e widgets di app di terzi, come Google, davvero ben fatti e tantissimi altri arrivati in queste ultime settimane. Avremo anche la possibilità di inserire un widget chiamato Raccolta Smart, che conterrà al suo interno più widgets che vi verranno mostrati a rotazione durante la fase della giornata o semplicemente facendogli un leggero swipe verso l'alto o verso il basso. Qui arriva una prima differenza con iOS 14, ovvero la possibilità di spostare i widgets anche sulle schermate home. Su iPadOS 14 non è possibile farlo e resteranno rilegati alla sua sezione sulla sinistra, nella prima schermata home. L'altra differenza con il sistema operativo di iPhone è la nuova libreria app, una raccolta automatica di tutte le app che abbiamo installato sul dispositivo. Anche in questo caso non è presente su iPadOS 14 e dovremo continuare a gestire tutte le app installate come abbiamo sempre fatto. Un'altra bella novità introdotta è il design rinnovato per le app di sistema. Tante di queste ricevono adesso una nuova impostazione grafica con una sidebar che ci permetterà di muoverci al meglio al suo interno e che ricorda da vicino macOS. Se apriamo per esempio l'app foto, vedremo la nuova sidebar laterale che ci permetterà di muoverci molto più rapidamente fra i nostri scatti, fra i nostri file multimediali e i nostri album. Stessa impostazione la ritroviamo anche sull'app musica, con tutti i contenuti suggeriti da Apple Music, le nostre playlist, le nostre canzoni ordinate e di facile accesso. Infine è presente anche su File per gestire al meglio i documenti su iCloud o sulle chiavette collegate ad iPad. Questa impostazione si estende a tantissime altre app di sistema e ci faciliterà la navigazione in app profondamente. Anche
su iPadOS 14 come su iOS troviamo il nuovo sistema di avviso per le chiamate in entrata e quelle dedicate a Siri. Come nel sistema operativo per iPhone, da ora queste due attività non interromperanno più il nostro lavoro, con avvisi a schermo pieno, ma attraverso comodi banner a comparsa. Quando qualcuno ci chiamerà o riceveremo una chiamata FaceTime, vedremo quindi comparire un banner di avviso simile ad una notifica, da cui potremo decidere di rispondere velocemente o terminare la chiamata. Stesso discorso vale per Siri, che non andrà a rubarci più tutto lo schermo. Quando la richiameremo con il comando vocale e Siri o tenendo premuto il tasto superiore, vedremo comparire la sua icona nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se le impartiremo un comando qualsiasi, ora si limiterà a presentarci un piccolo banner di risposta, diventando discreta e più funzionale. Abbiamo visto poco fa le novità grafiche delle app, inclusa musica. Qui c'è un'altra nuova funzione molto carina relativa ai testi delle canzoni. Se infatti stiamo ascoltando una canzone da Apple Music che include i testi, la potremo finalmente portare a schermo pieno e seguirla parola per parola o passando al punto che ci interessa semplicemente muovendoci su o giù facendo tap sulla riga di nostro interesse. Nella modalità orizzontale vedremo anche la copertina e i comandi di riproduzione, mentre se portiamo iPad in modalità verticale il testo diventerà a tutto schermo. La ricerca su iPadOS 14 fa un grande passo in avanti, avvicinandosi tantissimo a Spotlight di macOS. Questa funzione, già presente da tanti anni, ora si potenzia, andando a cercare i risultati in modo più profondo e completo. Per attivarla, come prima, basta un leggero swipe verso il basso su un punto qualsiasi della schermata home. Comparirà così la nuova finestra di ricerca, dalla quale potremo andare ad eseguire una qualsiasi ricerca all'interno di iPadOS, ma anche delle app, dei documenti, delle foto e sul web. Se per esempio cerco nuovo iPhone, mi compariranno suggerimenti a ricerche su Google, alle mie email in cui se ne parla, ai collegamenti nell'app Apple Store installata sul mio iPad, note e molto di più. Potrete cercare da qui qualsiasi cosa. Contatti, email, foto, film e avrete sempre risultati completi e super precisi. Anche la navigazione è decisamente migliorata su iPadOS 14. Safari diventa ancora più veloce e ancora più performante, ma diventa, come ogni anno, ancora più sicuro e attento alla nostra privacy. Navigando infatti su qualsiasi sito potremo conoscere nel dettaglio cosa Safari sta facendo per noi e per tutelare i nostri dati e soprattutto le nostre abitudini. Accedendo sulla doppia A presente nella barra dell'indirizzo e scegliendo Resoconto sulla privacy, vedremo un report in tempo reale con tutti i dettagli dei tracker bloccati e con il numero di richieste pervenute e con quelle che Safari ha bloccato per noi. Ma oltre a questo, Safari farà qualcos'altro. Quando ci appresteremo ad effettuare un login su un qualsiasi sito, ci informerà se la nostra password è debole e ci inviterà a generarla in forma più complessa. Ci avvertirà anche nel caso in cui una di queste nostre password fosse stata rubata durante un attacco informatico e ci inviterà a cambiarla al più presto per non farci passare ore o giorni molto tesi. Una delle caratteristiche più cool di iPadOS 14 è sicuramente Scribble, cioè il sistema che riconosce la nostra calligrafia su schermo eseguita con l'Apple Pencil e la trasforma in testo in praticamente tutto il sistema e su tutte le app. Purtroppo però questa novità è ora limitata alla lingua inglese e cinese e non è ancora disponibile all'italiano. Ho deciso quindi di aspettare per mostrartela. Spero vivamente che entro pochi mesi venga ampliata a più lingue, compreso l'italiano, perché è davvero pazzesca e non si limita solo alla conversione, ma anche nella selezione di un testo scritto a mano come se fosse in un documento. Te ne parlerò nuovamente appena sarà disponibile. Speriamo prestissimo. Ci sono tantissime altre novità sparse su tutto iPadOS 14, che potrai vedere meglio nel dettaglio nel video di recensione di iOS 14 che le condivide. Potrai scegliere finalmente le app predefinite per la navigazione e per la lettura delle mail. C'è l'app Messaggi, che riceve un importante aggiornamento che permette di fissare le nostre conversazioni importanti in alto e in evidenza, ma anche di personalizzare i gruppi con un'immagine tutta tua e agire all'interno delle chat con risposte contestualizzate per rendere tutto più facile. Ci sono tante nuove Memoji, con molti accessori inediti come le mascherine. Ci sono anche le nuove mappe, più complete e dotate di guide tematiche vere e proprie, con nuove indicazioni dedicate a chi si muove a piedi o in bici. C'è l'integrazione sugli iPad supportati con l'audio spaziale dedicato alle AirPods Pro e un rinnovamento profondo dell'app casa, che diventa sempre più intelligente e completa.
tengo a sottolinearlo subito. iPad Air 2 è un dispositivo entrato in commercio ad ottobre 2014, 6 anni fa. E funziona bene, benissimo. Certo, le animazioni di sistema non sono veloci come sul mio iPad Pro del 2020, ma ditemi, quale altra azienda supporta così bene un dispositivo con sulle spalle tanti anni come questo? Il sistema multitasking fa il suo dovere. Ci si sposta velocemente da un'app all'altra senza troppi fronzoli e la velocità di navigazione in Safari è sempre all'altezza. Come ho in parte anticipato prima, è chiaro che nell'utilizzo di app pesanti e molto recenti si faranno sentire gli anni che porta, ma questo non compromette mai la user experience made by Apple. Arriviamo al mio giudizio. iPadOS 14 è un aggiornamento riuscito, stabile fin dalle prime versioni beta e che raggiunge una solida maturità in dipendenza da iOS. Si propone come un sistema operativo in grado di sostituire per la maggior parte degli utenti un computer, aprendosi a nuove possibilità di utilizzo e grazie alla sua user experience impeccabile, tipicamente Apple, che rende il viaggio piacevole e di livello. Grazie al supporto completo per tastiere, mouse e trackpad, fa un balzo in avanti concreto che apre a nuove possibilità d'uso. Certo, per chi ha ancora bisogno di applicazioni impegnative e pro, come me, che fa del video editing la necessità primaria o il bisogno di spostare file da decine o centinaia di gigabyte, è ancora un filo limitativo, ma stiamo ragionando per un'utenza molto avanzata. Tutto quello che serve c'è ed è fatto benissimo. Sono convinto che iPadOS e soprattutto iPad cresceranno ancora in futuro. Tuttavia si avvicina alla fine del 2020 e con lei l'arrivo dei primi Mac con Apple Silicon. Troverai il mio video di approfondimento qui sotto in descrizione. I primi dev kit distribuiti da Apple montano lo stesso hardware del mio iPad Pro con al posto di iPadOS il nuovissimo macOS Big Sur. Staremo a vedere se quest'ultimo resterà un'esclusiva dei Mac o se in un futuro non troppo lontano arriverà anche sugli iPad Pro. Fosse così, beh, la storia cambierà ancora. Consiglio pertanto a tutti quelli che hanno aspettato ad eseguire l'update di farlo senza timore. I problemi di gioventù di iPadOS 13 sono stati finalmente lasciati alle spalle. Spero di vedere presto arrivare il sistema Scribble anche nella nostra lingua, perché sarà un ulteriore game changer. E voi, che ne pensate di iPadOS 14? Lo avete installato o state aspettando? Come vi trovate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel farlo ricordatevi anche di lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto, effettuando l'iscrizione al mio canale e attivando la campanella delle notifiche per ricevere live tutti gli aggiornamenti dal mio canale. In attesa di parlare dei nuovi e imminenti iPhone, per oggi è davvero tutto. Un saluto da Francesco e... ciao!